Bentornati amici, ma soprattutto amiche dei Balcani. No, del Balkan Raft, ho sbagliato. Dei Balcani. Pa, 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 pa. Meraviglia. Dei Balcani, potrebbe essere un nuovo intro. Allora, torno serio un attimo e faccio questo video perché me l'avete chiesto voi, me l'avete chiesto in tanti e volete sapere il mio punto di vista sul collegamento, sul rapporto tra Rufy e Momo. Allora, non volevo fare questo video perché non mi piace poi tirare acqua al mio mulino. Cioè, quando faccio un discorso e parlo con voi, a meno che io espliciti che faccia una teoria, quelle poche volte che lo faccio, mi piace essere oggettivo, mi piace cercare di essere comunque super partes, indipendentemente da quello che io penso o che mi piace. Quindi parlare di Momonosuke e di Rufy. Per me è chiaramente un parlare anche un po' della teoria sul regno antico che ho fatto e non vorrei essere influenzato da questo discorso, quindi preferivo non farlo proprio per questa maniera, per non essere soggettivo, però cercherò di essere oggettivo e analizzare la cosa anche in maniera più spicciola rispetto magari a una teoria o quant'altro. Allora, partiamo da un presupposto. Rufy cade in acqua e in quel momento, sconfitto, chiama Momo, no? Questa emanazione di voce è qualcosa, a quanto pare, che si può percepire appunto con l'ambizione della percezione. E quindi Momo, che ha sviluppato questa percezione in questo momento, infatti sentiva le persone sul tetto che battagliavano, e Rufy ovviamente è riuscito a comunicargli che è ancora vivo, che non è morto e che tornerà sicuramente per sconfiggere Kaido. Questa cosa ci sta, funziona. Diciamo che Momonosuke ha dimostrato di avere un'ambizione della percezione molto sviluppata, sentendo appunto le voci sul tetto e quant'altro, e quindi è qualcosa che funziona. Funziona. Non funziona forse, il fatto che Rufy, nell'acqua, cioè moribondo, perché comunque aveva gli occhi già girati e quant'altro, si faccia sentire anche dalla ciurma di Law che sta lì a fianco. Loro sentono appunto che lui è lì, lo raggiungono per andarlo a prendere. Si chiedono se sia ancora vivo o no, quindi comunque non hanno capito, magari non hanno sentito le parole, ma hanno sentito forse la sua presenza, potrebbe essere questa una soluzione. Quindi loro parlano di voce, ma quando si parla di voce si parla di presenza, si parla comunque di spirito, di chi. Cioè, Momonosuke ha sentito proprio le parole di Rufy, gli sono arrivate le parole del pensiero, mentre la ciurma di Law potrebbe semplicemente aver sentito la presenza, una grossa presenza. Luffy veramente ha una presenza fortissima, ha un'ambizione veramente esagerata, quindi potrebbe anche funzionare che loro abbiano semplicemente sentito la presenza di Luffy e lo abbiano raggiunto. Comunque non sono degli scappati di casa, sono persone che viaggiano al nuovo mondo insieme a Law, quindi probabile che anche loro abbiano l'ambizione della percezione. Potrebbe essere invece una cosa più particolare. È un'idea che ha detto Sommo Buta, che gli ha detto un suo utente durante la live su Twitch, mi sembra Mr. Joe, se non sbaglio, e se non sei tu mi dispiace, ma mi sembra di essere questo il tuo nome. Ciao Mr. Joe. Ovvero che il Joy Boy, comunque la figura che Rufy ricalca in questo momento, o ricalcherà non appena poi potrà essere definito tale, abbia il potere di farsi sentire da tutte le cose. Come se fosse tipo un rovescio del potere di sentire tutte le voci, tutte le cose, no? Deve essere una cosa del genere. Quindi sarebbe anche interessante. Bisognerebbe andarlo a spiegare. Come alla fine non ci sono Joy Boy da 800 anni, a quanto pare. Quindi è anche giusto che un potere del genere nessuno lo conosca, se eventualmente sia un potere specifico. Quindi il potere di farsi sentire da tutte le cose, da tutti gli oggetti, da tutte le persone. Potrebbe essere una prerogativa del Joy Boy e in quanto tale potrebbe averlo sviluppato Rufy in questo momento per necessità. Però ecco, il collegamento è tra Rufy e Momo, perché è Momo che sente le parole, quindi o il potere di farsi sentire può indirizzare la telefonata ad una persona specifica, perché a me farebbe strano che in un complesso del genere con personaggi come Sanji che hanno un'ambizione della percezione sviluppatissima, così come magari tanti della ciurma di Kaido stesso, non abbiano sentito questa chiamata, questa voce. Mentre Momo sì, perché
Momo è l'unico, a quanto pare, che ha sentito le esatte parole di Luffy. Come se Luffy avesse proprio chiamato lui direttamente. Cioè, voglio parlare con... cioè, 333, bla bla bla, e ha chiamato Momonosuke. Questo potrebbe essere una cosa in più, che esula dal potere di farsi sentire da tutte le cose, ma proprio un legame strettissimo e diretto tra Momo e Luffy. Perché potrebbero avere questo contatto, questo collegamento diretto? Che tra l'altro è un ulteriore discorso dei legami di questo capitolo 1015, i legami proprio tra personaggi. Facciamo un ragionamento un pochino più largo. Abbiamo in questa ultima parte della saga, ma non dico di One, ma dico più di One Piece, quindi dalla seconda parte del Nuovo Mondo in poi, cinque personaggi che sono altamente importanti. Vivi, Shiraoshi, Momo, Luffy e Teach. Quattro di questi sono quelli che Im ha preso le fotografie, le ha portate nella sala dei fiori e poi ne ha tagliate 3 su 4 e si è tenuto quella dei Nefertari, quella di Vivi. Quello che manca nel conteggio è chiaramente Momo, perché Momo per Im non dovrebbe esistere. Momonosuke è sparito 20 anni fa e da allora in teoria non si è più visto. I Kozuki sono morti 20 anni fa, non esistono più i Kozuki in teoria nel mondo di One Piece. Tuttavia, chiaramente, Momo c'è e Iori c'è ancora. Quindi, escludiamo un attimino Barba Nera, per ovvia ragione. Barba Nera non potrebbe essere il Nega Joy Boy nel discorso. Però è un'altra storia, non ci interessa in questo momento. Convivi con Shira e con Momo, Luffy ha stretto un legame fortissimo di amicizia. Io se non voglio insinuare che Vivi sia Pluton, perché non è così, cioè è legata al Poneglyph per qualche ragione, ma non è un'arma ancestrale, non è un'arma ancestrale. L'arma ancestrale è chiaramente la nave Pluton, che poi, questo è un altro discorso. Lei è un mancato drago celeste, ma sono tutte cose che secondo me attualmente hanno poco a che fare con Luffy. Cioè lei è un membro della Ciurma di Capello di Paglia, è un compagno, è anche un Nefertari, è anche un protettore del Poneglyph, ma nel discorso adesso esula. Shiraoshi è già diverso. Con Shiraoshi Luffy ha creato questo rapporto di amicizia immediatamente, ma le loro due figure sono legate da una profezia, ovvero che il Joy Boy sarebbe venuto sull'isola degli uomini pesce per condurre Poseidon alla sua missione, al suo dovere. E questo te lo dice Otohime, quando ci racconta di questo fantomatico personaggio che sarebbe dovuto arrivare per far fare qualcosa a sua figlia. E successivamente, quando poi Shira risveglia il potere e richiama i re del mare per aiutare Luffy, sono loro stessi a dirle, che se non fosse stato per lui, che era in pericolo, lei non avrebbe mai potuto risvegliare il potere in quel momento per richiamare il re del mare e comandare loro di aiutare Luffy. Perché Luffy è stato veramente il trigger che gli ha fatto scattare lo sviluppo completo del potere. Come se loro appunto fossero complementari. Senza uno l'altro non può fare qualcosa. Lo stesso discorso si può fare per Momo, anche se in maniera diversa. Perché Momo, abbiamo visto che ha lo stesso potere di sentire la voce di Zonesha come Luffy, solo che può anche parlargli e comandargli cose. Ma a differenza degli altri due, Momonosuke ce lo portiamo dietro da più di 350 capitoli, giù di lì. Quindi veramente è un personaggio che a cui Oda sta dando veramente tanto tempo e tanto spazio. Momo è il figlio di una persona che ha raggiunto Laugh-Tale, quindi non è uno a caso. Momo è il legittimo erede al trono di Wano, quindi è lo shogun legittimo, al contrario di Orochi che ha usurpato il trono. Con Luffy
ha creato questo rapporto di fratellanza, un po' come se fossero fratello maggiore e fratello minore, anche se Luffy dimostra chiaramente di avere il cervello più piccolo di quello di un bambino di 8 anni. E il loro rapporto l'abbiamo visto crescere nel tempo. All'inizio sì, l'ha salvato perché era nella cosa dei rifiuti di Punk Hazard, ma poi litigavano per le sciocchezze, Luffy lo prendeva in giro, anche un po' come faceva con Shiroshi, no? Gli dava del debole, gli diceva che era un po' inutile. Però pian pianino, come con Shiroshi, ha costruito questo rapporto in cui lui gli ha detto: no, che tu sei quello che sei, importantissimo, e come tale devi comportarti come tale. Quando poi si stringono la mano e fanno questa alleanza a Zoo, è un momento altissimo. Io quella figura, quella scena lì, l'ho sempre collegata appunto ad un richiamo a cosa potrebbe essere accaduto in passato. E qui entro nel campo soggettivo, perché secondo me, come vi ho detto mille volte, Momonosuke potrebbe essere l'ultimo erede al trono anche del regno antico. O potrebbe essere Luffy, cioè questo Joy Boy, re, non lo sappiamo, e quindi Momonosuke essere la terza arma ancestrale, quindi chiaramente poi riferirsi agli altri due personaggi di cui abbiamo citato prima. Cioè, ma la cosa che mi convince che Momo possa essere effettivamente il re del regno antico, a torto o a ragione, questo poi lo vedremo, è proprio il fatto che Momo ha un'importanza nella storia molto più ampia degli altri personaggi. Il fatto che legga il diario, il fatto che si continui a perseverare su questa cosa che lui deve imparare a dire il suo nome. Kaido che gli chiede: dimmi il tuo nome, chi sei, dimmi chi sei, tu sei il figlio di Oda ma non ti meriti questo titolo. Cioè, ci sono troppe cose qua e là che mi portano a pensare che non possa semplicemente essere la terza arma ancestrale e basta. Deve essere qualcosa in più Momonosuke, perché altrimenti avrebbe avuto troppo spazio rispetto agli altri, alle altre armi. Cioè, alla fine Poseidon ha avuto solo quella saga lì, anzi neanche, alla fine, perché comunque di Poseidon si scopre il pezzettino alla fine, poi nient'altro. E di Pluton, la saga di Enies Lobby e Water 7, e se ne parla lì, e poi di Pluton non se ne parla più in assoluto. Quindi che Momo possa semplicemente essere solo la terza arma ancestrale, sì, va bene, ma non ci esclude il fatto che possa essere sia quello che qualcos'altro. E questo chiaramente si collegherebbe a Luffy in più modi, perché se fosse l'arma c'è il discorso storico di funzionalità alle armi. Ma se fosse anche il re del regno antico, chiaramente sarebbe il compimento di una grossa promessa di tempi antichi, con questi personaggi che si stanno ritrovando nel tempo perché destinati a farlo. Tant'è che anche Yamato, quando parla con Momo, gli dice: tu e Luffy eravate destinati a trovarvi, non è un caso che quello che tu hai incontrato per strada sia uno con la D. Cioè, questo discorso è molto importante, come è importante che lei gli dica, come già vi ho detto, tu sarai la persona che porterà il mondo alla sua alba. Cioè, sono tutte queste piccolezze che continuano a darmi l'idea che Momo sia qualcuno che va ben oltre il semplice essere un'arma ancestrale o qualcosa di simile o qualcosa comunque di complementare. E quindi questo rapporto tra Luffy e Momo potrebbe essere diverso tra quello che Luffy ha con Shiroshi e quant'altro, perché Momo potrebbe essere la figura centrale del mondo antico, cioè l'erede chiaramente di questa figura centrale del mondo antico, con il Joy Boy che si muoveva all'interno del mondo per far sì che qualcosa accadesse. E quindi ci sta la loro telefonata psichica, ci sta benissimo, funziona. La vorrei giustificata dal punto di vista che lo hanno sentito anche quelli della ciurma di Law, ma se, come prima vi ho detto, è semplicemente una cosa che hanno percepito il suo chi, la sua aura, la sua presenza in mare senza sentire le parole, allora funziona. Così come funziona appunto che Luffy abbia: pronto Momo, sì, sono io, digli a tutti che sono ancora vivo. Questo funzionerebbe. E questo è il discorso.
penso di aver fatto una super cazzola gigantesca, anche perché a conti fatti non vi ho raccontato nulla di nuovo, ma ve l'ho già detto all'inizio che è un discorso difficile e non avrei voluto farlo, sia perché non sarei stato comunque oggettivo, ma perché comunque c'è poco attualmente da speculare con delle basi. Si possono fare dei paragoni, delle ipotesi, ma non di più, non di meno. Stiamo a vedere cosa succederà. Sono sicuro che questa saga, ve lo dico per l'ennesima volta, sarà la saga delle rivelazioni più grosse finora. Abbiamo tipo 1000 poneglyph da leggere, cose pazzesche. Quindi state bene ancorati alla sedia, perché tra poco, spero, anche se comincio a dubitare che Wano riesca a finire entro il 2021, vedremo finalmente qualcosa di grosso che ci porterà veramente sulla strada che ci porta verso il sole. Io vi auguro una buona domenica, fate i bravi, divertitevi e vi aspetto stasera alle 18 alla Fatal for Reading su Twitch. Buona giornata!